Salve a tutti, sono Francesco Salvini e innanzitutto voglio ringraziare l'organizzazione del Bologna in Lettere per avermi invitato. Oggi vi leggerò tre inediti da una raccolta a cui sto lavorando da un po' di tempo, Il peso della superficie. Sexting. Strappale ancora un'ora, avanti, tratta, con questa sera incerta sul da farsi. Il gesto è sempre il solito, conosci benissimo il pulsante d'accensione. Basterà estrarre sperma, farlo scorrere nel corridoio stretto della luce, attingere alla vena petrolifera per dare un senso ai solchi in mezzo ai tasti. È proprio lì che accumuliamo croste, gleba da ingravidare, allora gratta. Esponi le tue viscere alla teca dello schermo, consumati le pustole, aprile al parto, fai in modo che spurghino sulla tastiera incurante del sonno. La dimensione sessuale era solo un pretesto per prendere possesso del corpo mentre appeso in un armadio, un eros sregolato, operazione più che dovuta di liberazione. A volte, se sei a letto, te ne rendi conto che stai dormendo, sei in un incubo e scappi, subito scatti, ti scopri eretto in piedi, col fremito lungo, le palpebre pesanti per il sonno non dissipato ancora. Lo conosci, l'intonso brivido dell'ostracismo in una quieta notte di settembre. Potete pure illudervi di vivere in un mondo per bene, eppure basta mettere piede nei bagni nell'ora in cui ciascuno è preso dalla fila affamata del centro commerciale e troverete ciò che fuori di te è osceno, ma nel fondo dello scarico vi piace. Certe urgenze è meglio astrarle, gesto d'amore fatto a mano in fretta, lontano da occhi ostili, forse per schivare catulliana voce. Intensa la prece maledetta delle folle, rinchiudere lo sporco al gabinetto e per contrasto far sembrare fuori tutto il resto più netto.